Quindi il controllo della postura rappresenta una funzione molto importante nello sport, in quanto se questa postura non è corretta, il corpo, per mantenere comunque in qualche modo l'equilibrio e soprattutto il non dolore, dovrà spendere molte più energie e quindi queste energie poi non saranno utilizzate nell'atto sportivo. E soprattutto se ci sono rigidità, blocchi muscolari, articolari, anche il gesto sportivo diventerà deficitario, non sarà più eccellente. Per cui una buona postura, una buona mobilità di tutte le catene muscolari porta poi a ottimizzare anche la forza, la velocità e la precisione del movimento. Oltre, come dicevo prima, a minimizzare la spesa energetica che poi sarà utilizzata per la prestazione. Purtroppo qualsiasi gesto, qualsiasi lavoro e soprattutto qualsiasi sport porta a sviluppare maggiormente certi muscoli e invece a tralasciarne altri, quindi i muscoli più utilizzati, perché i gesti sportivi poi ripetuti quotidianamente tante volte al giorno portano a accorciare, a rendere più rigido quel muscolo, a discapito di altri muscoli, per esempio nella pallavolo, la schiacciata, utilizzati sempre il pettorale e gli intrarotatori, gli extrarotatori, i gran dorsali non li utilizziamo mai, per cui portano a degli squilibri muscolari che poi nel tempo porteranno a sofferenze articolari, infiammazioni tendine, a predisposizione poi a traumi, a strappi, a infiammazioni della spalla, mal di schiena, problemi alle ginocchia. Questo poi è accentuato dal fatto che certi muscoli hanno tendenza, proprio per loro costituzione genetica, ad accorciarsi ed altri muscoli invece hanno tendenza a diventare deboli. I muscoli dinamici, non so, quadricipite, pettorale, sono muscoli dinamici che quindi vengono utilizzati nei gesti sportivi, tenderanno, se non allenati, a diventare deboli, in quanto hanno un elevato consumo energetico, però una facile affaticabilità, un comando volontario, di solito sono muscoli lunghi che scavalcano più articolazioni e questi sono quelli che tendono a indebolirsi, mentre i muscoli posturali, che sono quelli più profondi, più brevi, che hanno un basso consumo energetico in quanto possono lavorare per tempo più prolungato, hanno un comando di solito riflesso perché fanno parte del sistema tonico posturale e quindi vengono aggiustati automaticamente per mantenere l'equilibrio, di solito sono quelli che tendono ad accorciarsi, perché noi solo per stare in piedi utilizziamo questi muscoli e nel tempo tendono a diventare duri, rigidi, per cui questi muscoli di solito vanno allungati.